Grazie, e magari torneremo dopo anche sul decreto sicurezza bis. Passerei la parola a Duccio Facchini, perché nell'intervento di Annalisa più volte viene ribadito come l'accordo Italia-Libia sia l'accordo poi che ha generato una serie di politiche di respingimento e di criminalizzazione dell'ONG. Però l'accordo Italia-Libia ha anche poi delle implicazioni economiche. Duccio ha attraverso il giornale La Rivista, Altra Economia, ha sviluppato un'inchiesta molto interessante che in qualche modo riguarda anche da vicino il Veneto, visto che comunque in quell'accordo poi ci sono dei bandi che danno dei soldi per finanziare, per dare strumentazione alle cosiddette guardie costiere libiche. Ti passo la parola. Si sente? Sì. Buonasera e grazie a Stefano e a tutti gli organizzatori del festival per l'invito. Io cercherò di stare nei tempi, mi do un quarto d'ora, mi metto anche il timer così a una certa tronco e vado dritto al punto. Mi è stato chiesto di raccontarvi appunto l'inchiesta che abbiamo fatto come Altra Economia e quindi specificamente la traduzione pratica degli affari lungo le frontiere. È un tema di cui ci siamo occupati all'inizio di quest'anno sul giornale, prendendo in esame quattro paesi, per ragioni di tempi e di brevità io mi concentrerò sulla Libia. Come funziona? Io alcune cose per evidenti ragioni di tempo le devo dare per scontate, quindi anche per la cornice ben descritta da Annalisa Camilli prima di me, e quindi cercheremo magari di guardare più elementi specifici di risorse e di filiera. La domanda che ci siamo poste appunto era come funzionano nella traduzione pratica degli atti, degli affidamenti, degli appalti, delle forniture, dei soggetti economici intervenuti, le politiche di esternalizzazione delle frontiere dal punto di vista italiano e nel dettaglio da parte di una direzione che è interna al Ministero degli Interni, che è la direzione delle Polizie delle Frontiere e dell'Immigrazione. Questo è il braccio operativo attraverso il quale il Ministero degli Interni, anche ante Salvini, dispone una serie di affidamenti in forza e in nome anche di alcuni degli atti, ad esempio del memorandum del febbraio 2017 ricordato prima da Annalisa Camilli. Questo non significa che siano le uniche modalità attraverso le quali l'Italia traduce nella pratica l'esternalizzazione della frontiera. Come ci ha ricordato anche recentemente il Servizio Studi della Camera, l'Italia è impegnata in Libia nell'ambito di almeno quattro missioni internazionali, peraltro nessuna fa riferimento all'attuale esecutivo come, diciamo così, come inizio, e questo si inserisce in quel quadro storico per uscire dall'eterno presente. Ciò detto, andando avanti, è interessante notare come, diciamo così, la successione degli atti. Perché attraverso l'analisi di questi passaggi che si comprende che tipo di soggetti intervengono e come. Nel caso degli affidamenti in Libia, uno degli atti fonte della nostra storia è un'intesa tecnica tra i ministeri dell'interno e degli esteri dell'agosto del 2017, quindi ci avviamo al secondo compleanno, attraverso la quale il nostro paese, questo è il testo dell'intesa, decide di stanziare 2,5 milioni di euro alle cosiddette competenti autorità libiche, e questo è un altro tema, è un po' come le cosiddette guardie costiere libiche, per, sostiene l'esecutivo, migliorare la gestione delle frontiere dell'immigrazione. Da dove arrivano quei fondi? E anche questo è molto interessante per questa storia, quei fondi, quei 2 milioni e mezzo dell'intesa tecnica da investire in Libia per le politiche di esternalizzazione delle frontiere arrivano da un fondo cosiddetto Fondo Africa, istituito alla fine del 2016 nell'ambito della legge di stabilità 2017, dotato con risorse dello Stato per 200 milioni di euro. Questo fondo ha nella propria natura istitutiva
la finalità di, cito dal testo della legge di stabilità, di rilanciare il dialogo e la cooperazione con i paesi africani. Questo doveva essere, come dire, l'oggetto del fondo. Vediamo come queste risorse vengono utilizzate. Nel caso dell'intesa tecnica, tornando al testo, quali erano le iniziative previste? Uno, rimessa in efficienza di due motovedette da 35 metri e una motovedetta da 28, la fornitura minima di pezzi di cambio, il traino delle motovedette in Libia e al porto di Biserta in Tunisia, dove una società che adesso vedremo ha un cantiere navale, corsi di addestramento per i membri chiamati a guidare quelle motovedette che l'Italia mette a disposizione e poi la copertura assicurativa. Ovviamente, e qui sarebbe interessante poi confrontarsi anche con l'avvocato, quasi a tradire una sorta di coda di paglia, l'esecutivo afferma, ma poi non traduce in pratica, che le attività finanziate si svolgono nel pieno rispetto dei diritti umani, quindi tradendo in qualche modo una consapevolezza che potesse essere complicato. Se noi andiamo a vedere, poi adesso zoom si vede in piccolo, se noi andiamo a vedere chi nell'ambito di questa cornice interviene, quali sono le imprese italianissime che traducono nella pratica la politica di esternalizzazione delle frontiere, per voi che siete di Padova, o meglio, magari non tutti voi siete di Padova, però visto che siamo a Padova, è interessante citare un soggetto che si chiama Cantiere Navale Vittoria, forse qualcuno di voi l'avrà già sentito nominare, che è un'azienda che ha sede ad Adria, in provincia di Rovigo, questo è il suo cantiere sul Canal Bianco, che di mestiere costruisce navi militari e paramilitari. È Cantiere Navale Vittoria della famiglia Duo, lunga storia, eccetera, eccetera, ma non abbiamo il tempo, andiamo avanti, che si aggiudicava l'affidamento che abbiamo visto prima, che era piuttosto cospicuo, poi ulteriori servizi di rimessa in efficienza di imbarcazioni e ancora l'affidamento di attività di training e formazioni a favore degli operatori della polizia libica e ancora la formazione per altri operatori, qui vado spedito, la rimessa in efficienza di tre imbarcazioni da 14 metri. Cantiere Navale è, a detta stessa del Ministero degli Interni, oggi un partner sostanzialmente senza concorrenti per quel che riguarda la predisposizione degli assetti navali. E il Ministero degli Interni lo dice in un atto di gara, sostenendo che Cantiere Navale detiene, quindi è un orgoglio veneto, tra virgolette, detiene un conseguente patrimonio informativo peculiare connesso alle tecniche e alle pratiche di navigazione tale da ritenere irragionevole la ricerca di efficaci soluzioni alternative. Quindi sostanzialmente ci pensa Cantiere Navale, che ha un suo saper fare alle spalle. Un caso emblematico che cito tra gli affidamenti e le traduzioni in pratica degli affari lungo le frontiere è quello bandito nell'estate dello scorso anno per la formazione degli operatori della polizia libica nella conduzione delle motovedette. È un fondo che è un'iniziativa che non viene più finanziata tramite il fondo Africa che abbiamo visto prima, quello da 200 milioni di euro, ma le risorse in questo caso vengono tratte da un progetto finanziato con risorse in larga parte comunitarie ed è un progetto legato al Fondo Fiduciario per l'Africa, istituito alla fine del 2015 dalla Commissione Europea. E attraverso queste risorse, quindi in questo caso vediamo intervenire un altro soggetto nelle politiche lungo la frontiera, negli appalti lungo le frontiere, che sono ovviamente i finanziamenti europei ed è il ruolo fondamentale e centrale della Commissione Europea e delle istituzioni europee nel loro complesso. È interessante notare come dagli atti di gara venga ricordato come atto fonte il memorandum del febbraio 2017 e quindi anche qua, come dire, le tessere si ritrovano nella loro giusta posizione, quindi il memorandum d'intesa sottoscritto a Roma, e in questo caso, è l'ultima parte evidenziata dell'atto, notiamo come tra i temi che ritornano c'è ovviamente il tema dell'urgenza, dell'emergenza, è un filo rosso che lega tutti gli affidamenti di questa natura, cioè considerata un'urgenza legata a priorità di interesse nazionale, è in forza di questa urgenza che nell'estate scorsa viene bandito questo appalto. Inizialmente la base d'asta è di 760.000 euro e l'unico che manifesta un potenziale interesse a partecipare a questa commessa è ovviamente Cantiere Navale Vittoria,
che però fa sapere all'esecutivo che con quella base d'asta non ha intenzione di partecipare perché è poco remunerativo. Dichiara di non poter sottoscrivere un'offerta adeguata, atteso che l'importo posto a base d'asta non sarebbe remunerativo rispetto ai costi previsti. Risultato: il Ministero degli Interni rimodula la base d'asta, la porta da 760.000 euro a 993.000 euro e chiama alla partecipazione alle gare le imprese concorrenti. Incredibilmente, ed è notizia del gennaio di quest'anno, l'affidamento va in porto, ma non va al porto, al cantiere portuale di Rovigo, ma va a un altro soggetto, che è un'associazione di formazione cagliaritana, che si chiama Expor, la quale si aggiudica la gara. La cosa interessante che abbiamo fatto, e che credo potesse fare qualunque persona di buon senso, è stata andare a vedere materialmente, oltre che cercare di raggiungere telefonicamente i vincitori cagliaritani della gara, siamo andati a vedere che cosa facesse questa associazione Exfor, che non la conoscevamo pur occupandoci da tempo della questione della formazione delle cosiddette competenti autorità libiche. Quello che abbiamo incontrato con un certo stupore è che questa associazione, tra i propri corsi che erogava nel momento della vittoria del bando del Ministero degli Interni, si occupasse di corso di preparazione e cottura di pizze assimilati, corso di preparazione e servizio ai clienti di prodotti di caffetteria e bevande alcoliche, corso di cucina per la realizzazione di piatti pronti per il consumo e corso di pasticceria, farce e cottura. All'uscita di questa notazione, che fa disegnare un sorriso ma è drammatica nella sua conclusione, la Polizia di Stato, con la quale non è proprio facilissimo interloquire a livello giornalistico, ci ha inviato quella che deve essere una rettifica, poi in realtà ha confermato tutto, ha confermato l'aggiudicazione ad Expor, sostenendo che Expor avesse le competenze. Questi corsi sono stati erogati, sono in corso di erogazione dalla primavera di quest'anno. Accelero, fammi tu dei cenni, ho ancora 4 minuti e 40 secondi. Torniamo a quel fondo Africa di cui vi dicevo prima, perché è importante entrare nel merito anche di questa partita. Come vi dicevo, fondo istituito nell'ottobre del 2015 dopo un summit a Malta alla Valletta, Malta che ritorna in questa storia, dotato di 4 miliardi e 200 milioni di euro, e se noi lo immaginiamo come una cellula centrale, dobbiamo immaginare dei rami che dipartono e sono i progetti adesso collegati. In Libia la Commissione europea è presente attraverso 8 progetti legati al Fondo Africa, con quella dotazione finanziaria di 318 milioni di euro. Uno di questi progetti, dotato di 91 milioni di euro, è proprio quel fondo, quel progetto che abbiamo visto, da cui avevano tratto le risorse per finanziare, ad esempio, l'erogazione dei corsi di formazione. Inizialmente c'era una fase sola, da 46 milioni di euro. L'unico soggetto chiamato a implementarlo è il Ministero degli Interni italiani, che quindi opera in Libia per implementare questo progetto. Si è aggiunta a fine del 2018 una seconda fase di dotazione finanziaria con 45 milioni di euro e quindi 91 milioni di euro totali. Vedete, questa è la posizione del Ministero degli Interni e questa è la cartina della Libia e tutte queste sono i distretti e le province del paese nordafricano dove è presente il Ministero degli Interni italiano attraverso fondi finanziati con il Fondo Fiduciario per l'Africa. Cioè il Ministero degli Interni formalmente opera in tutte le aree del paese, formalmente, poi sostanzialmente sappiamo che determinate aree del paese non sono esattamente accessibili, talvolta nemmeno alle agenzie internazionali. Volendo accelerare, ci tenevo, senza entrare nel merito dei vari progetti, a sottolineare che è grazie a questa progettualità che le autorità, cosiddette autorità competenti libiche, la scorsa estate, nel giugno del 2018, dichiarano all'Organizzazione Internazionale Marittima l'area SAR di competenza, cosiddetta area SAR di competenza, poi con Mediterranea entreremo nel merito delle implicazioni rispetto a quest'area. Guardate, se si vede dalla televisione, l'ampiezza e la vastità dell'area che dovrebbe essere di coordinamento in capo al centro di soccorso, cosiddetto soccorso di Tripoli, ma è con quella progettualità europea ed è con le competenze italiane che è stata istituita, quindi un'altra traduzione in pratica della frontiera. Ma ci tenevo ad aggiungere un dato di più stretta attualità, e cioè che a partire dalla fine dello scorso anno
si è iniziati a procedere con fortissima rapidità, in forza di quella progettualità del fondo fiduciario, con una serie di appalti da parte della direzione interna al Ministero degli Interni, ad esempio per la fornitura di 20 battelli alle autorità libiche, ex novo, un appalto da 9 milioni di euro, diviso in due lotti. Questo lo saltiamo, è il decreto dello scorso anno della fornitura di nuove motovedette. Si sono bandite e messe a gara 30 mezzi Toyota fuoristrada, veicoli tropicalizzati per pattugliare le frontiere terrestri del paese, sempre ex progettualità che abbiamo visto prima. Poi casi anche così interessanti, 10 minibus Iveco, sempre come oggetto il contrasto dei flussi migratori ritenuti irregolari, attraverso il fondo fiduciario per l'Africa, attraverso la direzione competente del Ministero degli Interni, il tutto con questo strano gioco delle parti per cui il Ministero degli Interni dichiara pubblicamente di rispondere a delle richieste manifestate dalle autorità libiche. Perché come diceva prima Camilli, noi nel 2012 siamo stati sanzionati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per i respingimenti fatti direttamente, e allora in questo solco il gioco quale diventa? Che ci sono delle autorità libiche che mi chiedono qualcosa che io devo erogare in nome di una cooperazione o di una ripresa delle relazioni internazionali e vengono esplicitate negli atti formali di gara. Quindi noi abbiamo questa presunta nota del 24 dicembre 2018 con la quale le competenti autorità libiche di un paese in guerra ci avrebbero fatto una lista della spesa di richieste. Comprendenti i mezzi Toyota, comprendenti i mezzi Iveco, i 20 battelli, i corsi di formazione. Poi uno dice, ho finito il tempo, mi prendo altri due minuti, giuro, una tra le ultime gare messe a bando, una delle ultime forniture messe a bando, ad esempio è una fornitura di consulenza che il Ministero degli Interni ha chiesto a delle società di consulenza molto note, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers si sono presentate alla gara per implementare quella progettualità finanziata con il Fondo Africa. Cioè noi abbiamo una progettualità europea e un soggetto pubblico come il Ministero degli Interni che chiede a una società di consulenza di farsi affiancare per poterlo implementare. Notizie di questa settimana, appena trascorsa, Ernst & Young ha vinto la gara, una fornitura apparentemente minima, come sono 100.000 euro, poi magari non minima per una larga parte di noi presenti, però è per osservare questi pezzettini della strategia italiana lungo le frontiere, sempre attraverso il Ministero degli Interni, sempre attraverso la direzione dell'immigrazione e Polizia delle Frontiere. Quando abbiamo chiesto tramite accesso civico generalizzato al Ministero di poter vedere quella carta del 24 dicembre 2018, quella lista della spesa, per capire se esistono davvero delle competenti autorità libiche o se, come sappiamo dal porto di Tripoli, abbiamo magari anche lì un caso di nave Caprera ormeggiata che fa lei la politica delle autorità libiche, travestendosi indossando la bandiera del paese nordafricano, questa richiesta di accesso civico ci è stata ovviamente negata per non inficiare dei rapporti internazionali molto tesi. Nel maggio sempre di quest'anno, a un mese dopo l'inizio delle ostilità guidate dal generale Haftar, l'Italia forniva la Guardia Costiera Libica cosiddetta di 15 telefoni satellitari completi di SIM prepagate. Sono forniture piccole, ma è anche con queste forniture che il mare si spegne, che i mezzi europei navali possono essere ritirati nell'ambito della missione Sofia, che le organizzazioni non governative possano essere definitivamente criminalizzate e adesso anche da un punto di vista legislativo messe fuori gioco, ed è in questo modo che le autorità possono avere la diretta possibilità di intercettare i natanti e di riportarli verso le coste. Potremmo parlare anche dell'Egitto, non abbiamo il tempo, se poi durante il dibattito ci sono delle domande specifiche mi farebbe piacere parlarne, perché anche in campo egiziano la politica delle frontiere del Ministero degli Interni presenta più di un punto critico. Grazie.